Ben ritrovati cari amici condomini a questo nuovo appuntamento di Pausa Condominio, una pausa nella nostra giornata per parlare di condominio. Oggi tratteremo un argomento molto richiesto che è quello dello sfruttamento degli spazi condominiali per lo sfruttamento delle cosiddette energie alternative. E lo faremo attraverso un esperto in collegamento con noi. Direttamente da Messina abbiamo il dottor Giuseppe Russo. Benvenuto Giuseppe. Buonasera, grazie, piacere di essere ospitato nella vostra trasmissione. Grazie, grazie, piacere nostro di averti come ospite nella nostra trasmissione. Io vi presento il dottor Russo, è il presidente della ACEI, l'Associazione Consulenti Energetici Italiani. Ecco, molti condomini ci chiedono come possiamo sfruttare i nostri spazi condominiali, come dire, più abbandonati, mi riferisco a lastrici solari, a terreni confinanti, spazi che possono essere invece utilizzati per questioni molto più importanti come ad esempio lo sfruttamento delle energie alternative, mi riferisco in particolar modo all'installazione ad esempio di pannelli fotovoltaici. Ecco Giuseppe, tu che sei un esperto di questa materia, quali opportunità oggi ci sono per i condomini? Allora, diciamo che oggi l'opportunità in realtà è davvero unica per i condomini. Quasi tutti gli incentivi vanno un po' scemando, abbiamo visto la fine che ha fatto il super bonus, noi come associazione abbiamo assistito centinaia e centinaia di clienti perché creiamo dei percorsi di qualità e assistiamo anche appunto gli utenti qualora avessero delle difficoltà inerenti a questo campo e abbiamo analizzato che l'unico incentivo reale è quello che rimarrà, è quello delle comunità energetiche, per cui si è tribolato tanto per arrivare a una quadra a livello legislativo, però già in attivo c'è l'autoconsumo collettivo. L'autoconsumo collettivo riguarda proprio i condomini, gli spazi condominiali, i tetti condominiali, ma anche le facciate. Noi abbiamo assistito diverse progettazioni anche in facciata e attualmente è cosa che ci dispiace molto, ma il focus europeo è rivolto proprio ai condomini e questo si sa poco. Perché l'autoconsumo collettivo dà degli incentivi davvero importanti, interessanti, quasi paragonabili almeno al secondo conto energia. Quindi con la parola conto energia risvegliamo in tanti l'idea di un guadagno importante da parte della vendita. Ma oggi in cosa ci spinge l'Europa? Ci spinge a cercare di creare delle piccole comunità, come un condominio è la piccola parte di una comunità più grande ed estesa, ci spinge a aiutarci a consumare e a sfruttare l'energia in maniera razionale tra di noi, non sovraccaricare le reti, le centrali, e quindi il focus è tutto lì, il condominio oggi ha un'opportunità importantissima che può sfruttare e che invitiamo a sfruttare, anche perché è uno degli ultimi incentivi e credo che sarà l'unico e rimarrà l'unico almeno fino al 2040. Ecco, hai accennato alla questione comunità energetiche. Spieghiamo brevemente ai nostri amici che ci seguono da casa che cos'è una comunità energetica e come si potrebbe formare. Allora, cercherò di evitare anche dei vocaboli molto, molto tecnici, per cui così è riportato nella legge. Però la comunità energetica è una comunità che sceglie di condividere l'energia. E per condividere l'energia prodotta dalla comunità stessa possiamo aggregare anche dei soggetti che non producono energia, che scelgono di consumare dalla propria comunità energetica. Quasi tutti i comuni si sono attivati per creare le proprie CER, ci sono degli incentivi importanti anche per i condomini che possono sfruttare nei comuni sotto i 5.000 abitanti un incentivo in conto capitale, quindi economico, del 40% della spesa, per creare la propria piccola comunità energetica. Bisogna aggregarsi e condividere questa energia, quindi il legislatore distingue tra prosumer e consumer. Il prosumer è diciamo, un aggregato di produttore e consumatore, il consumer è un solo consumatore. Che vantaggi se ne hanno? Ecco, a consumare dalla propria comunità energetica si hanno dei vantaggi di risparmiare molto in bolletta in quanto si risparmiano gli oneri di sistema, le perdite di sistema, perché essendo questo vocabolo, è un vocabolo che utilizzo io, energia prodotta a chilometro zero, che si usa di solito per gli alimenti, per le colture, adesso possiamo parlare di energia prodotta a chilometro zero, quindi non ci sono quelle perdite di rete, quelle perdite di sistema che si creano, oneri vari, e quindi hanno un fortissimo risparmio. Al contrario, chi produce e consuma
in caso di bisogno, tutto questo avviene in maniera automatizzata, questo spaventa un po' i condomini, ma è un fattore tutto automatizzato. Quando si produce di più si aiuta qualcun altro, quando se ne ha bisogno di più si viene aiutati e questo comporta un fortissimo risparmio, ma anche guadagno per il condominio, in quanto se parliamo di sud, l'energia che noi diamo in condivisione viene retribuita al condominio a circa 22 centesimi al sud, mentre parliamo di 32 centesimi al nord. Questa differenza è stata voluta dal legislatore in quanto al nord gli impianti producono quasi la metà che al sud e quindi un piccolo aggiustamento tariffario. E quindi diciamo che quando si esporta energia, si cede, si aiuta qualcun altro. Il condominio ne ha un fortissimo guadagno. Ecco, Noi ma a cosa abbiamo fatto? quali condomini vi rivolgete? Cioè, tutti i condomini sono pronti per questo passaggio o invece guardate a una determinata, qualità di condomini? Allora, il legislatore cosa ha voluto fare una semplificazione, nel senso che se un condominio è un condominio costituito, quindi c'è un amministratore condominiale, un proprio codice fiscale, lo ha paragonato già a una CER, mentre per la CER bisogna andare dal notaio, costituirla con un determinato statuto, con determinati soci. Ha voluto facilitare, per questo dico che i condomini sono oggi veramente il focus degli incentivi del fotovoltaico, perché ha considerato il condominio costituito già come se fosse una mini CER. Quindi ha tutte le carte già in regola per essere una piccola CER entro i confini della sua area, quindi del suo fabbricato e delle aree condominiali. Quindi per tutte le utenze, sia condominiali che dei condomini, è già considerato una mini CER, mentre comuni e altre aziende esterne devono costituire proprio con un atto notarile dal notaio la CER. Quindi loro già sono avvantaggiati perché possono partire immediatamente e già da tempo. E cominciare a risparmiare intanto dalle proprie bollette condominiali, quindi basta che l'amministratore condominiale, che può contattare l'associazione, il patrocinio è gratuito tramite l'associazione, quindi può contattarci, noi lo aiutiamo, e può considerare risparmiata tutta la bolletta condominiale, perché si possono mettere anche gli accumulatori, e anche l'energia accumulata conta negli incentivi, e fornire l'energia ai propri condomini, facendo cassa con l'energia data ai condomini. I condomini si accorgeranno di un risparmio in bolletta. In più, questa è la bellezza della legge, che ancora purtroppo non è stata molto capita, che le bollette condominiali che usano l'energia dell'impianto condominiale vanno a finire nelle casse del condominio, che può sfruttare come Per meglio altre cose condominiali. crede. Quindi il condominio è molto, molto avvantaggiato da queste mini CER o autoconsumo collettivo. Poi si può collegare anche all'esterno, attraverso le CER, in un'area molto vasta, perché la legge dice sotto la cabina primaria. All'inizio questa cosa spaventava un po', perché si ha l'idea che la cabina sia una cosa piccola che riguarda un'area, invece è un'area molto Più estesa. Noi estesa. possiamo fornire una cartina dettagliata con tutte le cabine primaria, cosa comprende? A volte comprende 10-11 comuni, quindi un'area molto vasta. Ecco, ma chi sono i promotori delle cosiddette CER, che sono le cosiddette comunità energetiche? Chi si può fare promotore della costituzione di una comunità energetica? Allora, si può fare promotore di una comunità energetica qualsiasi soggetto privato, ma soprattutto pubblico, ci deve essere il pubblico sempre interessato per diciamo, creare, aggregare. Infatti tanti comuni hanno già costituito le CER, quasi tutti i comuni con cui noi siamo in contatto hanno già costituito delle CER, e poi bisogna aggregarsi a queste CER e entrarne a fare parte e condividere la propria energia. Mentre la mini CER, che è l'autoconsumo collettivo, mini CER faccio io questa specifica perché magari poi nella ricerca non viene trovato un termine che usiamo noi internamente, in realtà è l'autoconsumo collettivo, può farlo in autonomia il condominio stesso, quindi provvedere a se stesso e a tutti i condomini. Per uscire al di fuori si deve invece aderire a una CER,
in cui ci deve essere coinvolto un soggetto pubblico. Ecco, Giuseppe, tu che sei un esperto di questa materia, puoi darci dei numeri, nel senso che quali sarebbero eventualmente dei costi da sostenere da parte dei condomini e quali sarebbero anche gli incentivi che possono arrivare da fondi pubblici? Ma di noi come costi, noi non, abbiamo trovato degli accordi con diversi studi bancari con cui abbiamo fatto proprio, delle collaborazioni per favorire la diffusione appunto di quest'autoconsumo collettivo in primis, perché l'autoconsumo collettivo è la base che parte, che poi si estende e costituisce la CER. Abbiamo trovato un modo molto, molto bello, grazie anche alla fiducia di cui godiamo negli anni, per cui siamo riusciti a trovare dei finanziamenti chirografari, cioè che non interessano i condomini, quindi possiamo andare a finanziare il condominio, quindi nessun condomino ha un finanziamento a carico, quindi non viene neanche guardata la CRIF per diverse regioni d'Italia. Stiamo cercando di ottenere anche la zona CRIF free, per esempio nelle prime zone CRIF free abbiamo ottenuto la Sicilia, abbiamo ottenuto la Campania, abbiamo ottenuto il Lazio, il Triveneto, siamo in lavorazione per Puglia, che crediamo che a luglio sarà CRIF free, attualmente no, poi se volete espando questo concetto, Certo. riusciamo a mettere, a far montare l'impianto. Senza chiedere nessun anticipo, aspettare un anno che prendono tutti gli incentivi derivanti dalla CER e poi cominciare a istituire una rata che deriva dai proventi appunto della mini CER stessa. Quindi il costo in realtà è zero, diciamo, è zero perché si risparmia immediatamente con il risparmio di tutte le bollette, della bolletta condominiale o delle varie scale, si guadagna cedendo l'energia ai propri condomini. A fronte di ciò, dopo un anno si comincia a pagare una rata commisurata all'investimento anche che si sente di fare il condominio stesso o di cui ha bisogno il condominio stesso. Ogni condominio è un comune a sé, Quindi un mini parliamo di comune a condomini sé. che hanno bisogno di una quantità di energia magari superiore. Chiaramente non ci rivolgiamo ai condomini che hanno solamente, non so, la luce scale condominiale e il citofono. Parliamo di condomini che hanno degli impianti che hanno un consumo superiore, mi sembra di capire. No, guardi, la vorrei smentire perché intanto oggi produrre l'energia anche in una casa singola è davvero conveniente, visto il costo oggi dell'energia che incide il 100% su uno stipendio medio di un italiano. La cosa mia è la convenienza. Il risparmio della sola scala quando è un piccolo condominio certo, non è una cifra enorme, ma non è enorme manco l'investimento. L'investimento si può fare commisurato alle esigenze. Ma quello di convertire le bollette dei singoli condomini in incassi per il condominio è sempre conveniente perché il condomino paga già una rata condominiale, in più paga le sue bollette. In questo modo noi tramutiamo le bollette che loro pagano, che saranno già inferiori grazie all'autoconsumo collettivo, le tramutiamo in incassi per il condominio. Quindi è sempre, secondo me, meglio godersi le proprie bollette Certo. internamente anziché farle godere alle grandi compagnie. Quindi anche un mini condominio. Allora, per quello che ho detto io di facilitare per iniziare a pagare dopo un anno, il condominio deve essere di almeno quattro proprietari diversi, quattro unità o quattro proprietari diversi. Altrimenti al di sotto di quattro unità si entra in altre cose un poco più complicate. Quindi già da quattro unità è fattibile. E Ok. tutto è proporzionato. Abbiamo Certo. fatto per ora un progetto, questa settimana abbiamo vagliato un progetto con 150 condomini e naturalmente non è uguale a un progetto di 10 unità, ecco. Certo. Noi ti ringraziamo. Ho capito che date consulenze gratuite come ACEI, quindi i nostri telespettatori possono contattarvi per avere delle consulenze gratuite in termini ovviamente di Sì. costituzioni di comunità energetiche. Per quanto riguarda i condomini, abbiamo anche un fondo a disposizione che diamo agli amministratori di condominio, che sono circa 3.000 euro,
per sfruttare questa opportunità di fare un business plan dedicato al proprio condominio, quindi un patrocinio gratuito attraverso questo contributo diretto. Quindi chiunque, qualsiasi amministratore di condominio ci vuole contattare, pensi che ha un bonus di 3.000 euro per fare l'intera progettazione e business plan. Quindi è completamente gratuito perché noi vogliamo diffondere questa legge e anche questa tecnologia, che dietro c'è una tecnologia molto particolare di condivisione, quindi non è un lavoro da poco. Vogliamo dare la possibilità di capire e di poter avvicinarsi a questo mondo che poi ormai è l'unico futuro nell'energia rinnovabile. Grazie Giuseppe per averci dato queste importanti informazioni. Noi torneremo ovviamente sull'argomento perché è di grande attualità e di approfondimento, sperando di dare agli amici che ci seguono da casa un servizio ottimale anche da questo punto di vista. Grazie ancora e speriamo di rivederti presto. Grazie a voi, Grazie, rimaniamo a disposizione, grazie. noi ringraziamo il dottor Giuseppe Russo, il presidente nazionale della ACEI, Associazione dei Consulenti Energetici Italiani. Io ovviamente giro a voi, amici che ci seguite da casa, l'invito a seguire tutte le nostre puntate di Pausa Condominio. Noi siamo in onda tutti i giorni su Delta TV alle ore 14.30 e in replica alle ore 22. Se voi volete farci delle domande potete scrivere all'indirizzo che vedete in sovrimpressione, redazione @oggicondominio.blog, o anche scrivere al nostro numero WhatsApp 333 4133289, e noi saremo pronti a darvi le risposte necessarie. Grazie ancora per averci seguito, seguiteci nelle prossime puntate e soprattutto approfitto per augurare a tutti buon condominio.